Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, lo sapete. Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! Eccoci pronti a chiudere l'appuntamento di oggi con le ultimissime di NapoliMagazine.com. Buon pomeriggio ad Antonio Petrazzuolo. Buon pomeriggio, Michele. Ma sei a Di Maro? Sembra che sto da Michele, Michele. È lontano, lontano, cioè, ciao. Dalle valli trentine direttamente. No, non scherziamo, perché poi qualcuno ci crede e poi ti vede in giro, come al solito, coperto. No, abbiamo però diversi inviati sparsi. Perché per la prima volta al mondo, cosa è capitato? Che prima di arrivare la squadra, già c'erano le foto della squadra di Maro. No, c'erano le foto della squadra all'aeroporto. No, pure quindi, a Di Maro. Cioè, proprio dell'arrivo a Di Maro. Cioè, no, c'era tutto, dai. Proprio incredibile. Soltanto Napoli Magazine riesce a fare dei miracoli. Vabbè, dai, non facciamo queste cose che poi giustamente ti puzzi a rabbia. No, anzi, dobbiamo parlare di un bel po' di cose. Partiamo da Gianluca Grava. Perché io ero al raduno del Napoli a Castel Volturno, ovviamente non c'era Gianluca tra i 27 convocati e mi sono anche informato per capire se c'è la possibilità di vederlo presto in ritiro con il Napoli, incontri su incontri, e poi è arrivata finalmente una notizia più che positiva, perché è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo annuale. Ho parlato anche in privato con Gianluca, che è partito subito per il ritiro di Di Maro, lo ha voluto Mazzarri, giusto così, io dico, è un uomo spogliatoio, non dà fastidio al gruppo, lo cementa con la sua esperienza, quindi va bene così. E poi dico anche che non dobbiamo commettere l'errore di dire che Grava è il fiore all'occhiello della campagna acquisti del Napoli, perché ragazzi, ho letto dei messaggi davvero eccessivi e forse anche ingenerosi nei confronti di questo ragazzo, che ha dato tanto per la maglia azzurra, ma che non ha niente a che vedere con gli acquisti finora non fatti dal calcio Napoli. Antonio, ma lo dico con un pizzico di vena polemica, proprio un pizzico. E poi le stesse persone che scrivono queste ignobili battute, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, sono pronte casomai a sparare contro la società se non viene rinnovato il contratto a un giocatore che per me resta una colonna del Napoli, ripeto, non per quello che potrà dare o non potrà dare in campo, ma per quello che ha rappresentato, per quello che rappresenta nello spogliatoio, nei confronti dei giocatori, nei confronti di Mazzarri, dei più giovani e quant'altro. Esatto, non significa Michele che adesso è il titolarissimo e che quindi giocherà nella difesa a tre di Mazzarri ogni partita, ma semplicemente si è fatto un discorso di meritocrazia, va bene così. E poi credo che sia, Antonio, probabilmente un primo passo. Se poi dobbiamo parlare degli acquisti che finora non sono arrivati, è un altro discorso. E ne parliamo tra pochissimo. Però io credo che questo di Grava sia il primo passo verso, la costruzione anche della società con forze proprie. Certo. Mi spiego, un giocatore che finiscono la carriera sul campo e la cominciano dietro la scrivania. Qualcuno mi ha detto, se un uomo società, difendi sempre la società, allora a questo punto richiamiamo anche Lucarelli. Per me non è lo stesso discorso. Infatti, sono due discorsi, due storie completamente diverse, assolutamente. Poi se dobbiamo dire che è tutto sbagliato, per me non è tutto sbagliato in questo caso, perché è vero che mi aspettavo un sostituto di Lavezzi, anche se, Michele, non è facile trovare un sostituto effettivo del Pocio, magari un vice Cavani, però il mercato chiude a fine agosto, quindi fare già una disamina negativa in questo momento
mi sembra eccessivo, fermo restando che storicamente il Napoli di solito quando parte per il ritiro già quasi presenta, al completo diciamo, presenta dei volti nuovi. Non è stato così quest'anno, ma anche nelle altre squadre non è che sto vedendo fior di acquisti, esclusa la Juventus, no, che è andata Antonio, a però, i giocatori. Antonio, questo è un discorso che facciamo sempre, io sono il primo a farlo per carità, però io credo che dobbiamo cambiare, ora dobbiamo credo interessarci solo ed esclusivamente del Napoli, nel senso che dobbiamo anche un po' stimolare, anche un po' sollecitare la società a dare delle risposte. Le risposte che può dare la società sono di due tipi: oddio, il presidente è stato abbastanza chiaro ieri, però o si dice chiaramente è stato abbastanza guarda... chiaro, mica ha detto che non prenderà un attaccante, quindi si punta su chi? Su Insigne? Sì, no, no, ma io ripeto, su Pandev, però, su Vargas e su Cavani. Bisogna essere chiari proprio sulle strategie di mercato. Ripeto, ieri è stato abbastanza chiaro il presidente, però non si riescono a capire alcune cose e credo che sia anche il nostro compito quello di sollecitare, di stimolare la società a dare risposte chiare. Noi le preferiamo sul campo, diciamo, e non a voce, vale a dire con degli acquisti. A proposito di questi, Antonio, facciamo un'analisi, guarda, proprio diretta. Esatto. Fascia sinistra. Esatto. De Laurentiis ha detto Armero, no? Si è parlato di Armero, un giocatore che per me valido, che potrebbe dare qualcosa in più rispetto ai giocatori che attualmente abbiamo in rosa sulla sinistra. Perché? Perché Zuniga è adattato a sinistra, quando invece dovrebbe fare il ruolo di vice Maggio. E poi c'è Dossena che non vive un momento di forma particolarmente brillante, quindi perché no, dato che Armero viene da una grande stagione con l'Udinese, secondo me potrebbe essere un acquisto più che positivo. Però De Laurentiis ha detto se prendiamo Armero significherebbe così non far giocare, non dare spazio a Zuniga e Dossena. Queste però sono considerazioni che aspettano a Mazzarri. Appunto. Sono considerazioni che aspettano a Mazzarri. Su Cuadrado e Berami, che non sono nomi che elettrizzano tifosi del Napoli, io li capisco, perché effettivamente dobbiamo anche dire che non sono nomi che ti fanno fare il salto di qualità rispetto a quello che già hai in rosa. Poi però bisogna anche vedere Mazzarri che tipo di gioco vuole adottare, perché se secondo quello che ho capito un po', Michele, c'è l'idea di rispolverare Hamsik goleador e quindi di giocare con un 3-5-2 con Pandev e Cavani titolari e Hamsik quindi stile Reia, è chiaro che così come siamo, mettendoci Armero dentro a sinistra e magari un acquisto in difesa, molti dicono sì, ma Gamberini non ci fa fare il salto di qualità. Per me Paolo Cannavaro in questo momento è più forte di Gamberini, magari mi sbaglierò, però con la difesa a tre, Campagnaro, Cannavaro e Di Guaronica e non Britos perché ha dato più certezze nell'ultimo anno, ritengo che il Napoli ripartirà da questi 11, con la possibilità poi di inserire gradualmente, perché sono convinto che Mazzarri così farà, perché ci ha insegnato che non butta giocatori giovani in campo da titolarissimi così come se nulla fosse, quindi c'è questa possibilità di inserimento graduale di Insigne, poi c'è Vargas, ma i titolarissimi restano gli altri, è forse anche giusto così. E quindi insomma con un Hamsik più goleador. Ma io spero, ripeto, che insomma il tempo c'è tutto e spero che questa posizione d'attesa del Napoli sia soltanto soltanto attendere il momento migliore per fare l'affare, non lasciarsi prendere dalla fregola che alle volte insomma ti fa fare anche dei cattivi affari, casomai ti fa pagare troppo un giocatore oppure ti fa sbagliare proprio il giocatore, quindi aspettiamo. Torniamo però a Di Maro perché sì. Le due settimane di ritiro del precampionato ci saranno molte novità. Il Napoli è partito alle 10.30 da Castelvolturno, trasferimento a Capodichino, abbraccio con i tifosi, Hamsik con una maglia English style molto simpatica, la potete vedere nelle foto su Napoli Magazine, il viaggio è effettuato tutto liscio, trasferimento in Trentino, già tanti tifosi azzurri proprio a Di Maro che hanno accolto con fumogeni azzurri la squadra, quindi una bella testimonianza di affetto, direi spassionata per i colori partenopei. Poi per quanto riguarda il raduno, ti ho detto che ho vissuto questa giornata
a Castel Volturno con anche i genitori di Insigne, ci ho parlato, due persone davvero splendide, semplici, alle quali auguro le migliori fortune per i figli, non solo Lorenzo ma anche gli altri due, perché sono tutti calciatori, sono tre fratelli calciatori. Nel primo allenamento mi hanno colpito molto proprio Lorenzo oltre Amsic e Gargano per la facilità di palleggio, promettono bene. E poi su Grava abbiamo aperto il collegamento, ripeto, giusto così, giusto così. Antonio, su Ramirez c'è qualche particolare? No, su Ramirez, Michele, siamo sulle stesse considerazioni fatte nei giorni scorsi, perché piace a diversi club. Il Napoli ha pronti 10 milioni di euro più la possibilità di inserire due giocatori come esempio Fidelef e Donadel, però ecco, se ne parla così ma con grande tranquillità. Dobbiamo tenere presente che De Laurentiis è stato abbastanza chiaro, ha detto: io con il mio amico Pozzo ho parlato e parlerò di Armero, un po' come si chiacchiera al bar, quindi senza la necessità di arrivare a una chiusura immediata, e questo tono mi ha fatto capire che effettivamente non c'è, non so se la voglia, magari forse mi sbaglio, ma l'intenzione sì, di chiudere nel breve termine. Quindi si vedrà prima il materiale a disposizione con Mazzarri, che cercherà di capire chi ha davanti a sé, e poi saranno fatti gli interventi opportuni, però con calma, senza la fretta di dover intervenire subito. Giusto o sbagliato che sia, ce lo dirà solo il tempo. Senti, per quanto riguarda invece un altro affare che potrebbe consumarsi sull'asse Genova-Napoli, vale a dire uno scambio tra Kučka e Santana. Sì, l'ho visto ieri, Mario. C'è questa possibilità, però ti dico anche, è una possibilità ipotizzata dal mercato, dal calciomercato delle voci del nord, però di concreto c'è molto molto poco, se non nulla. Quindi insomma non dobbiamo, non aspettiamoci, ecco, non aspettiamoci grossi scambi. Ma credi che... Io ci credo poco a questo scambio con Kučka col Genoa, anche perché poi di trattative portate a termine con il Genoa non ne ricordo, solo tante chiacchiere e nulla di concreto. Senti, ma credi che in settimana, già che ne so, tra un paio di giorni si possa mettere qualche altro nome nella cartella, nella casella nuovi arrivi? Penso di no, però mi auguro di essere smentito. Ma devo essere sincero, credo di no. Da Facebook arriva il messaggio: meglio Merkel che Kučka. Insomma, vabbè, siamo lì. Merkel ovviamente il centrocampista, Milan, esatto. Non la signora. Assolutamente, non la vogliamo nemmeno vedere. Caro Venazzuolo, insomma. Ma c'è il filo diretto, guarda, io ieri ho conosciuto uno dei nostri aficionati. E perché non deve esserci il filo diretto domani? Mi scusi, no, mi scusi. Faccio la domanda, no, assolutamente. Vediamo. Anzi, adesso i radioascoltatori sono anche un po' più rilassati, no? Più tranquilli. Quindi. Ma noi siamo a loro disposizione. Però ti dicevo, ho conosciuto Andrea che spesso ci telefona. Mi ha fatto molto piacere e vi invito anche a vedere uno special video che ho fatto sotto i 40 gradi di Castel Volturno di 15 minuti. C'è anche l'intervento di Andrea, di altri tifosi, e poi ovviamente le immagini del campo, le prime immagini di Lorenzo Insigne da calciatore ufficiale del Napoli, con Pandev, con Amsic che si è rasato la cresta, o meglio si è rasato ai lati per favorire la crescita della cresta al centro, e poi tante curiosità, centinaia di foto, ieri 352 al raduno. Ma da Di Maro mi continuano ad arrivare tantissime immagini di una cittadina che ha accolto il Napoli con grande affetto, e ci sono tanti tifosi che non vedono l'ora di salutare proprio i loro campioni. Speriamo bene. Una città in festa dunque, Di Maro, per l'arrivo del Napoli. Antonio, noi ci risentiamo domani. Va benissimo, un abbraccio a tutti e forza Napoli. Grazie, grazie ad Antonio Berrazzuolo, www.napolimagazine.com, tutto su Di Maro, minuto per minuto, chiaramente.
non dimenticate. Noi ci risentiamo domani proprio con Antonio Pedrazzuoli, un'ora da vivere in diretta con napolimagazine.com, ma soprattutto con le vostre telefonate allo 081 512 3700 per la linea diretta con i tifosi. Vabbè, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15 da Michele Sibilla. Buon pomeriggio a tutti e forza Napoli! Radio Punto Zero ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne! Le donne! Io ho detto le donne. No, state scherzando, non lo dite più una parola del genere, lo sapete, voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tufano gomme, più sicuri si va, Tufano è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.